Buonasera, bentornati a Nego Subianco dalla Casa dell'Energia di Arezzo, d'obbligo questa sera dedicare la nostra puntata all'esito sia delle elezioni europee nella nostra provincia ma anche... La carrellata del, su quello che è accaduto nei comuni più significativi per quanto riguarda le elezioni amministrative. Eh, ha fatto notizia il fatto che Cortona per la prima volta va al ballottaggio, ballottaggio anche a San Giovanni, e vedremo un po' insomma, di commentari, il risultato eh, della Lega all'europeo, oltre il 35% nelle amministrative. Eh, vedremo insomma, che bilancio si può fare, e lo facciamo con Marco Casucci, consigliere regionale della Lega. Bentornato. Buonasera. E poi con Francesco Ruscelli, che è uno dei reggenti al momento del Partito Democratico. Buonasera. Grazie. E poi abbiamo Davide Faltoni e Piero Franchini che come sempre ci aiuteranno a fare domande, comunque a analizzare la situazione e stiamo aspettando anche uno dei sindaci più votati e più confermati dal punto di vista dell'esito elettorale, ossia Mario Agnelli, con oltre il 70% dei consensi confermato a Castiglione Fiorentino. Allora chiedo subito a Marco Casucci se si aspettava un risultato. Eh, così insomma, importante a livello eh, di elezioni europee nella nostra eh, provincia e abbiamo letto in questi giorni un comunicato di eh, Bernardo Mennini, no? coordinatore eh, provinciale di eh, Forza Italia, che dice che non è automatico che poi questo consenso, eh, in questo caso comunque a un'elezione europea, poi si traduca anche nelle amministrative, cioè lui dice per vincere le amministrative ci vogliono altre componenti. Sì, io... Aspettavo un buon risultato, un buon risultato per l'azione incisiva al governo da parte dei nostri ministri, va detto qui, chiaramente, sia il ministro Salvini ma anche lo stesso ministro Centinaia dell'Agricoltura, stanno operando bene in un quadro oggettivamente difficile, ma stanno lavorando per il cambiamento. Questo ha portato gli italiani a riflettere eh, positivamente per quanto riguarda il nostro movimento. Eh, non è un caso che si cresca così. Al tempo stesso va detto che in provincia di Arezzo si fa un ottimo risultato molto sopra la media toscana, 35% e, e oltre. E al tempo stesso va detto che in certi comuni si eh, fa molto bene, dato di San Sepolcro circa il 42%, dato di Castiglione e Ferentino il 41% come migliore della Val di Chiana, ma anche Cortona con il 38% circa. Percento. Sono risultati molto importanti. Di certo va detto con molta chiarezza che laddove la Lega comincia a strutturarsi, ottiene risultati importanti anche di vista, quel 20% circa. A cortona della lista Lega, determinante per il ballottaggio di Luciano Meoni, sta lì a dimostrare che laddove operiamo da anni stiamo facendo decisamente bene e siamo altresì ecco, soddisfatti di aver dato il nostro contributo a eh, figure determinanti del nostro territorio come Mario Agnelli che è appena arrivato in trasmissione. Allora, chiedo a Francesco Cuscelli come si può valutare la performance del Partito Democratico, eh, seconda forza comunque nella nostra provincia, un PD che comunque eh, dei comuni li ha confermati, comunque ci sono stati ecco, dei dati penso incoraggianti, è, è un nuovo inizio possiamo dire così? Dunque, per quanto riguarda il risultato delle, delle europee in generale, il, a livello nazionale il risultato del Partito Democratico è sicuramente incoraggiante perché abbiamo recuperato circa 4 punti rispetto al minimo storico che è il risultato delle elezioni politiche dello scorso anno, a fronte comunque di un'affluenza che è stata più bassa rispetto a quella delle politiche dello scorso anno. In molte realtà della provincia di Arezzo, in particolare nel Valdarno Aretino, il Partito Democratico, in molti comuni, San Giovanni, Cavriglia, Montevarchi eh, è il, la prima forza politica e a livello provinciale abbiamo comunque con, conseguito un risultato intorno al 30%, 29,86-87 eccetera. Per noi questo è un punto di ripartenza, non solo un punto di inizio perché veniamo da una pesante sconfitta elettorale dello scorso anno e è Iniziato un nuovo ciclo politico grazie all'elezione del segretario nazionale Nicola Zingaretti, ricordo solo 70 giorni fa, che ha consentito di arginare l'emorragia di voti e di consenso, di ricostruire un, un risultato comunque importante e soprattutto abbiamo posto le basi per cercare di tentare nei prossimi mesi, attraverso un'incisiva azione di opposizione, la costruzione di un'alternativa di governo che sia credibile e possa tornare ad essere vincente nel Paese. Molti ci davano per defunti, così non lo è assolutamente, e oggi per effetto anche del dimezzamento dei voti di fatto dei, dei 5 Stelle si è ricreato un bipolarismo tra destra e centro-sinistra e noi riteniamo di poterlo interpretare nei prossimi mesi in maniera forte come alternativa politica che si trasforma poi in alternativa di governo. È stato quasi un plebiscito questa riconferma di, di Mario Agnelli, evidentemente insomma ha pesato anche il bilancio di questi, dei cinque anni, dei primi cinque anni di mandato giudicato positivamente a, diciamo, dalla grande fetta di elettori di Castiglione Fiorentino. Io sinceramente il caso di Fiorentino che mi interessa e mi riguarda da vicino, che è quello delle elezioni amministrative, mh, mi ha colto un po' anche di sorpresa, dico la verità, nel senso che il risultato del 2014 diceva che la mia lista civica aveva ottenuto il 63%, ma eravamo con tre liste a concorrere. Nel, 2014, nel 2019 siamo stati in quattro e il risultato è stato superiore con il 72, quindi tutto questo non nascondo che mi ha colto anche un po' di sorpresa ed è un risultato che è proprio scevro da quello politico in una maniera più assoluta, quindi dico che c'è le elezioni europee, che non a caso ci hanno avuto il loro spoglio domenica sera, e danno un quadro abbastanza chiaro di quello che è l'elettorato di Castiglione Fiorentino. Le elezioni amministrative ne danno un altro che è addirittura superiore rispetto a quadro del centrodestra, con un ruolo che hanno avuto i partiti, quello di stare a casa loro, di non creare quei malcontenti, quei mugugni, quei mal di pancia tipici, tipici un po' di tutte quelle logiche di spartizione quando si fanno le liste, allora te ce c'è un assessore, te ce n'hai tre, te ce n'hai mezzo. E invece tutto questo non c'è stato. Io devo ringraziare i partiti perché sono stati a casa loro e hanno consentito sia nel 2014 che nel 2019 di poter costituire una squadra di governo vincente e prima e convincente poi, perché noi prima abbiamo, parlato, abbiamo fatto delle promesse, quindi fatto, nel 2014 ci siamo basati sui, sulle parole e nel 2019 invece abbiamo raccontato i fatti e questo è stato sufficiente. Marco Casucci, i partiti però, eh, è questa la formula vincente, cioè i partiti devono stare a casa loro? Le elezioni amministrative sono indubbiamente un eh, altro rispetto alle elezioni di natura politica, quali sono le elezioni eh, europee. I partiti diciamo, devono essere eh, utili laddove sono le istituzioni, per essere utili nei confronti dei cittadini. Ecco, um, Può essere interpretata anche come ecco, diciamo veramente un servizio la politica all'estare all'interno delle istituzioni per poter essere concretamente incisivi. Poi laddove c'è un aspetto amministrativo è evidente che ci sono degli interessi di natura eh, locale che devono assolutamente prevalere. Davide, che, che lettura dai di tutto questo? Ma, allora la lettura che do che evidentemente la destra e soprattutto Salvini è presente, fa politica, urlata, la fa a modo suo, ma le parole le, le urla, le dice e si vede che in questo momento l'elettorato lo segue e lo segue mi sembra in maniera molto molto forte. Al contrario il partito democratico secondo me non ha fatto nemmeno la campagna elettorale né per le europee, forse neanche a livello amministrativo locale. E quindi io non lo so se prima o poi avrà intenzione anche il nuovo segretario di riniziare a dire qualcosa e agli elettori, e perché altrimenti la situazione mi sembra che questo Paese sia destinato ad essere... Al più presto governato da, da, dal centro-destra perché, evidentemente, i 5 Stelle non esistono più e quindi non so quanto potrà durare questo governo, e, ma evidentemente con questa situazione, con questi numeri, il, il, il destino è questo. Ora, io però vorrei chiedere a Casucci, perché sai che io con lui c'è eh, sempre. Se eh, c'è un certo feeling, eh, diciamo. Sì, intanto gli vorrei chiedere. Cosa ne pensa della senatrice Tiziana Nisini? Quindi, che giudizio ne dà, se, insomma, se è contento? E... Assolutamente sì, c'è diciamo, un rapporto di sinergia con Tiziana che, dal mio punto di vista, è determinante. Abbiamo, stiamo portando avanti insieme delle battaglie importanti. Ieri, per fare soltanto un esempio, nel mentre personalmente portava in Regione Toscana una mozione per chiedere l'impegno dell'istituzione Regione Toscana per le aziende agricole a causa del maltempo, al di là delle polemiche varie su manutenzione del consorzio, però oggettivamente dei danni ci sono stati e le istituzioni devono essere vicine. Tiziana operava accanto a me eh, per quanto riguarda il, diciamo, il Ministero per il discorso de, a quel punto di avere... Eh, diciamo, anche l'intervento dello Stato, essere vicini da parte dei cittadini. Con Tiziana c'è un rapporto eh, da anni di eh, militanza nello stesso identico movimento, questo è fondamentale. Di certo questa lega che sta crescendo inevitabilmente non potrà che contare sempre più e su questo ha assolutamente ragione Tiziana di sì. Ma ecco, diciamo che siete un po' due galli nel pollaio, quindi eh, Tiziana viene da qualcuno considerata forestiera, insomma se non ci fosse lei, tanto per essere chiari, te saresti eh, l'apice, quindi quanto state a togliervela di torno. Assolutamente, perché, diciamo mi sembra quantomeno poco garbato questo, questo atteggiamento, che, che eh, conosco la ironia eh, <ride> del buon Davide Faltoni, <ride> che, però a questo giro mi sembra inopportuna, perché dal mio punto di vista Tiziana Nisini ha dimostrato nei fatti facendo gli interessi degli arettini da assessore di essere arettina. Ecco, e, e' è sempre stata presente e concreta e posso assicurare che risponde eh, a, alle istanze dei cittadini con diciamo, assoluta disponibilità. Penso che possa confermare lo stesso sindaco Mari Agnelli con chi è eh, eh, Tiziana Nisini. E quindi il prossimo anno sarà lei il candidato sindaco Arezzo? Ma eh, diciamo il prossimo anno anche questo mi sembra una provocazione bella e buona. Noi eh, diciamo come... Rispondiamo a chi fa le provocazioni dice, mostrando qual è la nostra serietà istituzionale anche nel Consiglio Comunale di Arezzo dove siamo il gruppo eh, più attivo, più presente, perché poi bisogna essere anche presenti e essere a fianco dei sindaci. Quindi in questo momento non possiamo che eh, continuare il nostro lavoro istituzionale dove anch'io sono consigliere comunale pur essendo di Cortona, come si vede si può fare politica e io spero di farla bene per Arezzo anche essendo di Cortona. Sono anche amici perché fanno sempre le foto insieme con eh, l'assessore, in questo caso nella veste, gli assessori, quando fate le manifestazioni certo, podistiche. Sono, fate sempre i selfie. Io sono eh. molto eh. amico della Quindi. Tiziana. Sì? Eh, chiedo al, al sindaco Magagnelli, eh, avrebbe, fa avrebbe fatto la stessa richiesta quando la. Mm. Tiziana Isini è stata eletta in Senato, di rimanere in giunta, cioè per una giunta è un valore aggiunto avere una senatrice che può diciamo, avere degli uffici, quindi in questo caso anche con la maggioranza di governo? Ma questo lo dovete chiedere a lei e al sindaco, Io l'ha chiesto, ovviamente, io chiedo a un altro sindaco. Io credo che se ha deciso di portare avanti i due impegni, ha deciso veramente di immolarsi alla causa della politica, prima di tutto. E quindi un sacrificio evidentemente che ha deciso di portare avanti e di portarlo avanti con determinazione. Per quanto mi riguarda credo che il Comune d'Arezzo abbia finora cercato di adempiere a tutte le emergenze, le situazioni che c'erano, quindi se il sindaco Chinelli questa delega l'ha con piacere mantenuta... Alla senatrice Nisini vuol dire che avrà avuto anche i suoi, i suoi benefici in questo. Dopo la pausa, sentiremo proprio, l'abbiamo sentita al telefono il giorno stesso, del, all'indomani, delle elezioni europee, e parleremo anche insomma, di quello che si profila, eh, in cui dice insomma il sindaco lo sceglieremo noi il sindaco di Arezzo. Dopo la pausa. Seconda parte di Negroso Bianco. Allora sentiamo cosa ci ha detto in collegamento la senatrice Tiziana Nisini proprio sul risultato della Liga e anche sulle prospettive in vista delle amministrative di Arezzo l'anno prossimo. La liga va forte anche in provincia di Arezzo, supera il 35%. Ne parliamo con la senatrice Tiziana Nisini, nonché assessore del comune di Arezzo. Ve l'aspettavate un risultato così anche dalle nostre parti? Certo, eravamo insomma avevamo visto comunque i sondaggi molto bassi ma eravamo sicuri che insomma le percentuali sarebbero state molto più alte anche perché abbiamo avuto diversi riscontri con le persone anche io insomma vivendo a Arezzo e ho girato anche in questo periodo tutta la provincia, i riscontri sono sempre stati positivi, c'è gente che magari all'amministrativa ha votato diversamente ma all'europea ha votato Lega questo voto che significato può avere nel nostro territorio? beh che ora la Lega è più forte, ma comunque tante persone al seguito, molto di più rispetto all'anno scorso, alle politiche che già è stato un risultato molto importante e anche alle amministrative del 2015. Bisogna gestire bene queste percentuali, essere inclusivi con persone che possano dare maggior valore aggiunto al partito. Poi bisogna lavorare, bisogna mantenerli e bisogna... Insomma, sfruttare questa onda positiva concretizzandola poi con persone che possano darci una mano sul territorio che non rimanga solamente un voto del giorno. Ecco, considerando che insomma, queste percentuali erano una volta appannaggio della cosiddetta sinistra, eh, i tempi sono proprio cambiati Sì, i sì, sì, tempi sono cambiati noi siamo il primo partito del 35-89 mm. eh, in provincia d'Aresta contro un 29-66 del Partito Democratico quindi per noi è un grande risultato, però come dicevo dobbiamo poi mantenerlo e lavorare sul territorio in maniera ancora più forte, magari con una struttura più forte e più capillare. Perché lavorare come eravamo qualche anno fa, insomma, bisogna cambiare anche i metodi di lavoro, organizzarci anche in maniera differente, proprio per consolidare questi voti che già in buona parte sono consolidati perché arrivano già da una percentuale alta dalle politiche da per ah. prepararci poi a fare un risultato ancora migliore per il 2020 per prendere la regione cozziana. A questo punto la, la regione eh, non è più una chimera da conquistare. Esatto, esatto. c'è ancora tanto lavoro da fare. Però noi siamo pronti da domani, insomma, finiti i pallottagi si comincia a pensare alla regione. Visto i, questi risultati, anche il, il nome del possibile candidato ad Arezzo, che sia già conosciuto o no, passa dalla Lega comunque. Beh, penso di sì, comunque manca un anno, insomma, i tempi della politica, un anno per la politica è un secolo. Comunque sì, Nel centro destra il candidato sarà nostro sicuramente, senza ombra di dubbio senza ombra di dubbio quindi eh, questa sono, sono una cosa importante nel senso via, via dire se le altre forze sono d'accordo indubbiamente la Lega non potrà che far pensare il proprio, eh, diciamo, far contare il proprio peso politico anche nella scelta de, di chi dovrà rappresentare le istituzioni, ma come diceva bene mi è sembrato ecco, proprio molto chiaramente di ascoltare, Titanesi rimane un anno e noi quest'anno lo vogliamo assolutamente eh, diciamo spendere per fare l'interesse dei cittadini. Non è, ecco, la Lega ha dimostrato di saper fare bene anche mettendo avanti altri soggetti politici. Io posso tranquillamente fare l'esempio di Cortona dove pur essendo, l'abbiamo dimostrato, prima forza politica del centro-destra abbiamo mandato avanti il progetto civico di Luciano Mioni perché sapevamo e siamo certi che il progetto civico di Luciano Mioni è vincente. Lo stesso identico schema lo abbiamo utilizzato uh, altrove e questa è stata la grandezza del nostro movimento. Ehm, credo ecco, che sia arrivato il momento di fare buona politica, al di là di, diciamo, dei calcoli di opportunità eh, è il momento di fare l'interesse de, dei cittadini, questo lo stiamo facendo. Facevo notare poc'anzi al buon Davide Faltoni che... Eh, mi semplicemente oggi ho presentato in Consiglio regionale una interrogazione su un problema molto concreto che è quello dell'alluvione che è successa a Torità Scala che non ha nulla a che fare col territorio di Arezzo, ma io sono stato delegato dal mio movimento a occuparmi anche di Siena e tutta la provincia e di Grosseto e tutta la provincia, oltre che di tutte le nostre straordinarie vallate che penso di avere veramente girate a lungo ed in largo. Scegli eh, un candidato espressione leghista, vi, vi, vi preoccupa, nel senso, visti i dati, anche se poi le amministrative abbiamo visto che non c'è un'equazione, cioè che la Lega prende questi voti e poi vengono automaticamente no, eh, diciamo, assegnati a, dagli eletto, agli stessi elettori, magari al candidato espressione della Lega? Ma allora, eh, come le elezioni amministrative di qualche giorno fa ci dimostrano... I cittadini sono in grado di valutare con grande serenità e grande anche intelligenza quelle che sono le proposte politiche amministrative che hanno sotto gli occhi. E questo ha determinato nel caso della giornata di domenica, il risultato importantissimo, nessuno lo nega, della Lega che ha raddoppiato il suo consenso percentualmente rispetto alle politiche del 2018 e contemporaneamente nelle stesse cabine elettorali gli stessi cittadini hanno in molte realtà largamente premiato i candidati sindaci del PD o comunque di progetti civici di centro-sinistra. Questo posso citare il mio comune, che è un caso a livello nazionale, a Cavriglia la Lega ha avuto un risultato importante, il PD è al 40%, ma il mio sindaco Leonardo degli Innocenti Osanni ha conseguito l'81,7%. Questo vuol dire che molti elettori della Lega di Forza Italia hanno poi scelto la persona e un progetto politico. Qualcosa di analogo è successo al sindaco di, 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 di Castiglione Fiorentino. E questo fa parte della politica, quindi non c'è niente di certo. Il voto europeo è un voto molto labile perché ha una forte connotazione politica anche simbolica. Posso dire per esperienza, essendo un dirigente del PD, che quando si ottiene il 40%, e noi l'abbiamo ottenuto cinque anni fa, si può rischiare anche di prendere delle sbandate, di, di perdere un po' il senso della realtà e questo può capitare in momenti in cui la mobilità elettorale è talmente elevata che da un anno all'altro si spostano da una realtà politica all'altra milioni di voti. Quindi questo ci dà un quadro, e vengo, non eludo certo la domanda, alla questione di Arezzo. Se guardiamo i dati delle europee è del tutto evidente che il centrodestra a trazione l'eghista ha diciamo, delle carte importanti da giocare. Però è anche vero che dipenderà dal progetto politico, da come arriverà alla fine dell'amministrazione il Ghinelli, da quello che sarà anche la volontà di Ghinelli che mi risulta essersi ricandidato tra le altre cose. Quindi già assistiamo a dei problemi interni al centro-destra dove abbiamo un candidato che si è ricandidato o quantomeno ha manifestato la sua disponibilità a candidarsi e la principale forza politica che dice ma forse sceglieremo noi o vorremmo scegliere noi il candidato. Quindi, eh, seppure tutto questo è legittimo e fa parte del gioco della politica, intendo dire che se il centro-sinistra sarà in grado di individuare un progetto politico che colmi anche le lacune del governo eh, di centrodestra di Ghinelli e che riesca poi a individuare anche un candidato adeguato, potrà essere largamente competitivo, perché ogni partita elettorale si gioca nel luogo e nel comune dove si verifica. Quindi, Arezzo 2020, al pari delle elezioni regionali, che al momento la Toscana è il Partito Democratico, la principale forza politica, nonostante il grande risultato della Lega. Io credo che l'anno prossimo noi avremo la possibilità di contendere il comune di Arezzo, di riconquistare la regione toscana e di proseguire in questo processo di ricostruzione dell'alternativa di governo di cui parlavo poc'anzi. È già in corso, al di là che poi. È... Ne parlavamo prima di cominciare, no? ci sarà il nuovo segretario provinciale, ci sarà tutto un percorso no? poi per eh, ricostruire no? anche la, quella che è la governance del Partito Democratico sul territorio. E, è già partito il cantiere, non, il nome ovviamente no, ma comunque il cantiere di preparazione a queste elezioni è già in corso o ancora è presto? No, diciamo che si stanno prendendo le misure a quello che dovrà essere il percorso, ma è del tutto evidente che dopo le... Ehm, i ballottaggi, perché ora siamo fortemente concentrati sui ballottaggi come è normale che sia, siamo anche molto ottimisti su questi ballottaggi per quanto riguarda sia il comune di San Giovanni che il comune di Cortona, considerando anche la qualità dei due candidati e anche il gap importante rispetto ai voti del centro-sinistra che ad esempio sia il Vadi che Bernardini hanno dimostrato già al primo turno di, di poter dimostrare. Celebreremo il nostro congresso provinciale e eh, subito dopo inizieremo anche a affrontare il percorso per le elezioni della città di Arezzo che rimangono diciamo, l'obiettivo principale. Riconquistare Arezzo è l'obiettivo che si pone il Partito Democratico. Davide qualche altra domanda prima di salutarci che poi ti darà sì. il cambio con Piero Franco. Secondo me Seguinelli se vi presenta paura che non ci sia grosse possibilità per nessuno seguirà sicuramente la sorte benevola di Agnelli, perché questa è la mia opinione, quindi penso che Arezzo sarà dura. No, quello che, che ribadisco pur eh, che effettivamente mh, a livello, io più che a livello locale penso, parlo a livello nazionale, mi sembra che eh, la situazione economica, finanziaria del Paese non sia le, delle migliori e soprattutto io non sono in grado di capire se tutti gli allarmi, le preoccupazioni, i movimenti dei mercati, sia quanto siano reali, quanto siano strumentalizzati, cioè non è, però quello che io tocco con mano e vedo è che la situazione economica locale, ma insomma in generale, è molto molto difficile e secondo me anche peggiorata rispetto all'anno scorso e, e sta peggiorando, eh, però ecco quello che è incredibile che eh, il centro destra quindi la forza pre predominante del centro destra è quella che governa quindi si è creata questa situazione anomala in cui la, la lega viene percepita comunque come forza d'opposizione ma nella realtà non è una forza d'opposizione perché eh, voglio dire, oramai è quasi scontato che il nostro ministro, primo ministro è Salvini e non certo Conte. Prova ne è che anche oggi si è dimesso Dixi, le dimissioni le ha date in mano a, a Salvini, cioè non a Conte. È dovuto intervenire il presidente del Consiglio per dire: no, le, le ha portate a me le dimissioni. Ecco, siamo a sti livelli. Quindi, cioè, evidentemente. E non lo so, e Salvini, sicuramente da un punto di vista politico, è capace a fare la sua propaganda, la campagna elettorale. Soprattutto è stato bravissimo nel far credere che è una forza d'opposizione, ma così ribadire. Forse questo successo anche locale, anche qui ad Arezzo e in altre parti, viene avvertito un po' in, in questo senso. Ma ripeto, Ora, anche Arezzo la lega è al governo, non è all'opposizione, quindi eh, ma, eh, credo che la grossa responsabilità però di tutto questo mh, è nel PD che non riesce a far capire alla gente che l'opposizione... A questo, in questo momento la può fare il PD e non la può fare la Lega, ma mi sembra che tutto questo non riescano, sì, sì, non sì, riescano a capire anch'io. Faltoni ha posto questa questione due volte, mi sento come dire, obbligato anche a dire delle cose. Allora, innanzitutto non condivido l'analisi per niente. Noi siamo... Il Partito Democratico è nella situazione mh, come quando ti fai un taglio in una mano. Allora, ti fai il taglio nella mano, inizia a uscire parecchio sangue. Allora, la prima preoccupazione che hai, che cos'hai, è fermare l'emorragia. Dopodiché si crea una crosta, dopodiché la crosta va via e inizia a riacquistare la mobilità della mano. Ecco, il Partito Democratico ha avuto una ferita molto profonda. Questa ferita l'ha fatta, come dire, l'assunzione di responsabilità di cinque anni di governo che ha prodotto sì. indicatori economici molto diversi da quelli attuali, che hanno avuto come controindicazione anche la sconfitta elettorale. Renzi, insieme come dire, anche al passato gruppo dirigente che ha guidato il partito, porta delle responsabilità, ma questa è un'altra storia. Ora siamo nel momento in cui si inizia a riacquistare la mobilità della mano. Dobbiamo che, a far sì che la mano acquisisca ancora più forza. Credo e crediamo, siamo convinti, poi tutti gli analisti politici lo dicono, che il risultato delle europee sia l'inizio di un'inversione di tendenza. Dopodiché credo che eh, starà molto a noi e a quello che riusciremo a fare nei prossimi mesi come opposizione e poi come creazione dell'alternativa di governo. In 70 giorni dall'elezione del nuovo segretario non mi pare poco. Posso, sì, sì. posso eh, fare presente come l'ultima volta che sono stata a questa trasmissione sì. si parlava del caso Freddy, sì. e che intanto la legge sulla legittima difesa appunto è realtà dopo tante chiacchiere e forse qualcuno si è accorto che siamo al governo anche per quanto riguarda la questione di sicurezza e la questione di immigrazione. Ora ci riprenderemo in mano anche la grande battaglia dell'autonomia e poi eh, siamo certi che anche una politica fiscale diversa non possa che fare bene al nostro Paese. La, la, flat, tax, la flat tax è una del Sud. La le ha sentiamo la è un'opportunità anche per le regioni del Sud. Sono ah. discorsi avulsi da, dall'essere sindaco a Castiglione: sì, 20, sì no? discorsi mo, per me molto lontani. Io fermo a Vichiano e Mezzavia il 6, sono due frazioni. No, sì, 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 certo, sì, eh, conosco. Eh. Il 6 di, di giugno convoco il consiglio comunale. Faccio la giunta, parto con l'azione. Che devo, per la quale sono stato eletto, eh, assisto, a, amo sentire i dibattiti politici, perché poi, in genere, insomma, ha tutti ragione, non perde nessuno, vincono tutti, sempre così. <ride> eh, eh, bello l'esempio che ha fatto della ferita del PD, sì. e, e da, rende l'idea. A mio avviso, io questo devo dire, per me più che un taglio su una mano, il PD si è tagliato un braccio, e, e, quindi, e quindi la ferita non si può rimarginare, ma un braccio forse manca, e questo sono per errori che ci sono stati oggettivamente in quella fase politica. E oggi a chi gode di salute, vedo che Casucci ride, e io dico semplicemente che come Renzi è arrivato al 40%, poi è crollato, oggi io dico che Salvini se prende il raffreddore la Lega c'è cioè la broncopolmonite e il. La malattia eh, contagiosa è un per un tutti. l'assessore 2 della Lega, a Castigliano Fiorentino allora, ci saranno. Sono argomenti proprio che li dovete fare ad altri, a Maeoni e io. Non, non, non sì, queste... so se lo merita, no? Ma che si merita? Io, merito, io guardo le persone, cioè a me uno può votare Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, non c'è questa logica qua, cioè io ho creato non una zona franca, per carità di Dio, ma non, non sono venuti neanche a chiedere questo, cioè io riconosco che mi hanno hanno dato la possibilità a me di poter lavorare in un comune che non è né un modello né un esempio per nessuno, però la, la, scevro da quelle che sono dinamiche delle conte, io queste cose non Ma non, non c'è uno della Lega Castiglioni che gli piacerebbe per le sue capacità io, averlo come assessore. Allora, queste logiche qua le dovete dire al sindaco di Arezzo a giugno del 2020 quando sarà eletto <ride> di chi darà la Lega e decido ma sempre che il nostro Ghinelli non vada a regione ragione eh. sì, ma chi allora, sarà? Vuole, può essere il sindaco del centro-destra il sindaco del centro-sinistra cioè, la logica di assegnare <ride> il le, le poltrone <ride> a, in base all'appartenenza non mi appartiene ecco tutto qui c'è la pubblicità oh. per... no no no, no, no. Franchina, qui diamo subito la parola. Cosa voleva dire Casucci prima in chiusura? No. Eh, che, eh, ho iniziato il discorso dicendo che nei comuni sotto i 15.000 abitanti, pur essendo stati, ecco, ci abbiamo simpatizzanti, iscritti, persone che hanno dato il loro contributo, eh, mh, siamo qui a far cioè veramente a essere di supporto, perché la politica deve essere di supporto eh, e a far sì che prevalgano considerazioni di carattere locale. Noi abbiamo assoluta fiducia nella figura di Mario Agneri. Ecco, questa l'ha incassata. Dopo sì. Io eh, vorrei entrare un pochino più nella, diciamo nel, nel sodo, come si dice adesso. E cioè, eh, io faccio imprenditore, non sono un grande imprenditore, però diciamo, sono un imprenditore. E io, da, io sono grande e quindi ho vissuto tutto ciò che è stata la ripresa del dopoguerra negli anni 70, negli anni 60, gli anni 70. E quindi ecco, e mi ricordo come funzionava le cose per rimettere in piedi l'economia. Ora purtroppo io mi trovo spiazzato, perché onestamente le aziende, come voi sapete, ne chiude un centinaio al giorno e quindi siamo veramente, diciamo, con, eh, con tristezza a, a, a vedere proprio di, 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 ecco, cose che non si erano mai viste. E vi dico che effettivamente io ho un'aziendina che per fortuna non ho mai avuto grandi problemi, però ecco, eh, vi dico che ora è diventato difficile. E quello che fa incavolare di più l'imprenditore è quello, io partecipo via via alle varie riunioni che facciamo con, fra di noi, diciamo, perché poi le cose vengono di, di più dette da quando siamo fra di noi. E io vi dico che effettivamente... Di queste chiacchiere, di queste cose che si promettono, che si faranno, che si è, siamo stufi. Siamo stufi? Eravamo, diciamo, un pochino stufi anche al momento che c'era Renzi, ma non è caretto tanto. Quindi, sì che, cioè perché? Perché delle cose promesse noi non se ne può più. Non se ne può più perché effettivamente ora si sta raschiando il fondo del barile e anche le aziende che se la cavicchiano. E che hanno i 7-8 dipendenti come ho io, ecco, quando, cioè, a un certo punto non si sa più dove battere la testa. E quindi perché? Perché la burocrazia ci ammazza, la fatturazione elettronica ora poi non ne sappiamo. Ieri ho scoperto che c'è: scusatemi, c'è un cassetto fiscale all'ufficio delle entrate. Che ognuno di noi c'è? esatto allora c'è un'azienda, una grossa azienda a livello italiano che mi aveva mandato una fattura e io eh, questa fattura insomma si ritrova nel cassetto fiscale i miei un altro, due esempio. miei dipendenti ci hanno perso mezza mattinata e nel cassetto fiscale non c'è poi è stato concordato da, diciamo da, da, dall'ufficio che non c'è e allora io ecco io ho questa fattura che devo pagare però non ho la fattura quindi ecco, cioè, queste sono cose che non, non so più cosa in, inventare o cosa inventeranno, perché noi di solito andiamo lì, facciamo le nostre 8, 10, 12 ore per cercare di... e poi dopo eh, andiamo a casa, ma quando andiamo a casa purtroppo ci mettiamo un attimino e per questo dopo la gente non si informa, dopo ci lamentiamo perché la, le, la gente legge pochi i giornali, perché quando arriva a casa dopo essere.. Si sentono sempre le solite litanie, le solite. e che si farà, poi dopo Ecco, quello che mi dispiace è che, appunto, come, come diceva prima il Faltoni, che anche l'opposizione cioè, non c'è più perché qui, cioè, noi abbiamo assistito a due partiti, che io li chiamo partiti perché ormai è consolidato che, che anche i 5 Stelle è, è un partito, insomma, no? Quindi, che prima era il movimento, però, insomma, ecco. Lì c'è, cioè, di giorno in giorno, ogni ora, una volta uno fa l'opposizione, l'altro dopo fa il governo, poi dopo sì, sì, cioè, si dedicano. Noi, noi non ce la facciamo più e non abbiamo più bisogno di... E quindi lo dico a, a quelli che sono stati eletti, a quelli che sono... partendo anche dai sindaci, anche dai sindaci. Tenete presente che se noi non facciamo la produzione, io vedo nell'estate che si mettono. Cioè, si stanno mettendo un sacco di, 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 di fibre di qui, di là, di sotto, di sopra. Io non vorrei che alle fine si debba fare delle cannucce per succhiare le fibre perché se no non ci sarà qualcosa che mangiare, perché se non si produce anche le fibre non servono. E quindi io quello che vi raccomando è cerchiamo di ritornare un attimino coi piedi in terra e ricordarvi che ci sono gente che è disponibile a sacrificarsi, a lavorare e anche a pagare le tasse perché poi dopo anche questa storia che non si paga le tasse anche questa è una storia di, di, di essere finita io proprio in questi giorni sto assistendo a una, a una storia io, in quale punto del mondo il magazzino gli avanzi del magazzino diventa utile e qui io ho il magazzino gli occhiali, io vendo gli occhiali gli occhiali che devo buttarli via perché non va più le moda è utile quindi ogni anno me lo riporto dietro e ogni anno ci ripago le tasse. Quindi, c'è cioè, la burocrazia è quella che ci sta rovinando. Ma come si fa a non accorgersi delle persone che io stimo e, e tengo in gamba perché si sono arrivate ad andare a governare? Ecco, come si fa a non capire che se noi non diamo la possibilità alla gente che produce e che fa lavorare altra gente che mantiene e che aiuta a mantenere delle famiglie come si fa a non capire che quelli vanno aiutati. E invece abbiamo avuto per ora calci da tutte le parti. Sentiamo qui. Marco Casucci cosa dice? Indubbiamente ci sono delle ragioni oggettive. Di certo abbiamo ereditato una situazione pesante, fra poco è un anno che siamo al governo, certi ministeri abbiamo cominciato a svoltare. Altri occorrerà partire con più forza, questo va, va detto, ecco perché un peso maggiore della Lega è determinante. Mi ricollegavo al discorso che facevo prima, certamente lo snellimento della burocrazia è determinante, ma è determinante anche lasciare risorse nei territori. Eh, io sono quello che a Regione Toscana ha portato avanti il tema del regionalismo differenziato, sembra che sia una bestemmia per la sinistra dire che i soldi dei toscani debbano rimanere in Toscana. Ecco, dare maggiori competenze alla nostra regione, al di là di chi amministra la nostra regione, può essere utile perché insomma come Toscana ci rimettiamo 5 miliardi di euro all'anno eh, con questo sistema fiscale. Eh, queste sono cifre importanti che potrebbero essere lasciate nel territorio. Eh, avvertiamo come invece ecco, ancora oggi si faccia purtroppo a livello regionale una politica che non fa il bene di questa Toscana del Sud-Est. Questo va detto con molta forza. Purtroppo certi servizi sono stati penalizzati soprattutto in questa parte eh, di Toscana. A livello nazionale, eh, torniamo a... Evidentemente, a chiedere che vi sia l'introduzione de, della flat tax proprio per dare uno shock alla nostra economia, perché questo è determinante, cioè, occorre ripartire. Sono questi i motivi che fanno votare la Lega eh, agli italiani, eh, no, Francesco. Luciali, se vuole, sia rispondere ovviamente a eh, diciamo, questa urlo dell'imprenditore dell medio potremmo definirlo così, anche su questo ultimo punto no, del, di quelli che sono stati i servizi unificati, è stato un questi maxi ambiti sono stati un errore no? oppure era inevitabile eh, accorpare ne so, quello che è successo in sanità, la, la gestione dei rifiuti, cioè poi alla fine anche questo ha pagato un po' il PD? Dunque, per quanto riguarda l'osservazione sullo stato di salute del, dell'economia e sui pesi che incombono sulle spalle di chi fa impresa oggi, è un, è un dato oggettivo, conosciuto. Basta ricordare diciamo, la percentuale di un imprenditore che lavora e guadagna, non guadagna, fattura 100, va bene. Noi sappiamo bene che 60-70% se ne vanno in tasse. Vabbè. Ora questo dipende da molti elementi. Primo di tutto è lo stato di salute dell'economia del Paese, che avrebbe bisogno di una cura da cavallo che l'attuale livello di sviluppo non consente di garantire. Però al di là di questo, al di là della lotta all'evasione fiscale, al di là del legittimo grido di attenzione che viene dal piccolo medio imprenditore eh, noi crediamo che sia necessario costruire nel paese una proposta politica ed economica diversa perché in un momento di difficoltà economica quale quello che abbiamo attraversato negli ultimi anni degli indicatori che andavano in direzione diversa a quelli attuali comunque ne, si era riusciti a crearli ad esempio serve un piano Ehm, per l'Italia, dove vi siano degli sgravi importanti sul lavoro, eh, serve mh, la Costituzione, questa è una proposta del PD che nei prossimi giorni sarà ufficializzata, un fondo che agevoli l'economia verde, oggi se ne parla molto. Serve anche una lotta contro la dispersione scolastica, perché poi alla fine eh, c'è un problema anche nelle famiglie. Che è un po' un, un, come dire, un vortice nel quale si rischia di cadere. Una proposta forte del PD sarà, ad esempio, la scuola gratuita da 0 a 25 anni per le famiglie che hanno redditi fino a 25 mila euro. Cioè, tutto ciò che ha a che fare con le spese dei libri di testo, delle tasse universitarie, delle mense, degli scuolabus, eccetera. Dovrebbe essere creato un fondo che garantisce questo perché, per far ripartire l'Italia, sarebbe necessario lavorare in questo senso. Eh, quello a cui stiamo assistendo oggi nel governo prima giallo-verde, ora verde-giallo: perché mh, oggettivamente i dati elettorali dell'europeo ci dicono questo. È, sì, la sostanza non cambia perché rimane la filosofia del contratto di governo, ha alla sua base un accordo di potere per governare che conviene a tutti, quindi conviene a Salvini che chiaramente ha avuto grandi benefici da questa operazione, conviene meno ai 5 Stelle perché sono stati schiacciati nella morsa della, della Lega con, a quello che ci dicono i flussi elettorali, anche importanti trasferimenti di elettori. Il 38% di chi ha votato il Movimento 5 Stelle nel 2018 ha votato la Lega oggi. Questo ce lo dice l'SVG in questi giorni nelle prime analisi dei flussi elettorali. Da voi preso? No, da noi avete preso il 3%, il però mi, mi meraviglio insomma, che il 3% abbia potuto votare Lega, ma d'altronde capita di tutto. Quindi eh, c'è bisogno veramente di un salto di paradigma e per fare questo è necessario affrontare mh, in maniera più completa la questione anche. De, del fisco, la flat tax. La flat tax è, è sicuramente una proposta molto allettante. Io ho l'impressione che farà la fine del reddito di cittadinanza, perché poi andranno trovate le coperture poi per garantirla. E, però lo vedremo, insomma, chi vivrà, vedrà. L'ultima considerazione, brevissima, e concludo sulla questione della governance dei servizi. Io so bene che il Partito Democratico e il governo, insomma, che c'era i governi, con la, con la legge del Rio, ad esempio, si è abolito il sistema delle province. Io sono molto d'accordo con la proposta della Lega di ricostruire. Di di, 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 cioè, ri lo dico anche da ex assessore cioè, provinciale, quindi conosco. l'ultimo assessore, assessore eh, provinciale, eh, sì. <ride> oh, la se non altro tra gli eh, ultimi, sì. <ride> non solo perché montavo bene le catene. <ride> cioè, spero. Il famoso video del tutorial eh. delle catene. È ecco, dicevo. Eh, in quell'idea quell c'è la necessità di un sistema territoriale di ripensare il sistema della governance, perché dopo una stagione di tagli lineari agli enti locali, oggi è arrivato il momento di una riflessione generale sul sistema di governance degli enti locali e anche sui servizi. Quindi la provincia potrebbe essere uno strumento a cui far acquisire molte di quelle che oggi sono le competenze sparse per gli altri. E concludo veramente, diciamocelo, siamo tutti galantuomini, gentiluomini. Non esiste un sistema perfetto per la gestione dei servizi, va adattato al momento e va adattato anche alle risorse presenti in un determinato momento. Dopo la stagione dei tagli oggi è necessario dare dei segnali. Le criticità nel sistema della sanità sono derivate in larga parte anche dai tagli lineari obbligati. Tutti i governi hanno negli ultimi dieci anni fatto agli enti locali. Quindi o c'è un patto generale per ridare un ruolo agli enti locali, ai comuni, alla ricostituzione delle province, alle regioni, oppure anche se dovesse, e io non credo, governare la Lega della Regione Toscana il prossimo anno si ritroverà a dover affrontare gli stessi problemi che ci sono oggi. Quindi serve veramente un salto di paradigma nuovo. Pubblicità poi che prendiamo. Subito. Ultima parte, e allora c'era l'assist per, per Marco Casucci, perché la Lega ha proposto a livello nazionale il ritorno delle province, fortemente osteggiato dal Movimento 5 Stelle, sono stati molto perentori nel dire assolutamente no, finché ci saremo noi no. E invece qui c'è una sponda no, che si potrebbe creare tra PD e Lega su questo. Naturalmente ricordando ai cittadini che è il disastro del Rio è uno dei disastri gover dei governi PD, questo bisogna sempre ricordarlo perché lasciare alle competenze, alle province senza le adeguate risorse per quanto riguarda le strade e le scuole è stato veramente un disastro. Partendo da questo dato non posso che essere d'accordo anche perché... Personalmente da, da due anni eh, eh, sto spingendo affinché ecco, anche all'interno del nostro movimento vi sia questo dibattito e sono molto molto soddisfatto che ci sia finalmente un eh, deciso ritorno al tema delle autonomie locali, fondamentale. Cioè, sono quell'ente intermedio che per tanti servizi ci vogliono. Su questo non posso che essere d'accordo, anzi, sono d'accordo che Ruscelli sia, ecco, eh, abbia riconosciuto che la Del Rio è, ha, ha fatto dei danni, e questo no, è, è fondamentale. Io posso dire anche questo, proprio perché eh, diciamo abbiamo delle vallate particolari. Secondo me è arrivato il, il momento di ragionare di nuovo, più che delle province degli enti locali, perché sono stati anni in cui ci sono stati tanti esperimenti di fusioni di comuni che sono falliti. Abbiamo provato a rilanciare il tema del regionalismo differenziato, purtroppo il, P il Partito Democratico a Firenze non ci ha seguito. Cioè, è, questo è è per riparlare delle province, io lancio anche un discorso che lo lancio, diciamo, per me è fondamentale, ragionare in termini di nuovo. Ente locale, ci potrebbe essere la provincia del Valdarno, ci può essere la provincia della Val Tiberina, si può andare oltre anche la regione toscana, cominciare ad avere il coraggio di parlare di questi temi, perché per esempio non si può parlare di una questione sanitaria del Valdarno distinguendo eh, eh, figliine dall'ospedale eh, diciamo, di Montevarchi, eh, 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 cioè, occorre ragionare in termini di, di vallate. Di, termini omogeneità, di omogeneità. Diciamo. omogeneità. Allora omogeneità. abbiamo un sindaco qui, eh, com'è la situazione con questi tagli? Io vedrei bene la provincia di Castiglione Fiorentino, <ride> da, da. <ride> diretta sempre da Mario <ride> Agnelli, <ride> <senza, ride> no, magari prima un pezzo di qua, un pezzo di là, potremmo annettere qualche frazione. Va bene, no, a parte. Io dico che sentendo l'intervento di Piero, no, la questione, il grido di dolore che arriva dal mondo del lavoro, dell'imprenditoria. Io credo che ancora in Italia ci sia fondamentalmente tro troppo benessere, perché non esiste che in questa nazione ci siano quasi 12 mesi all'anno, anzi, abbiamo i due estivi che lì si ferma tutto: 10 mesi all'anno di campagna elettorale. Quest'anno, l'ultimo anno, anno c'è stato le elezioni regionali, a, proprio a, una dietro l'altra, una continua, una quantina scaletta che fa sì che. Anche i sondaggi sono superati dalle elezioni perché le elezioni si avvicinano così con questa frequenza e siamo in perenne campagna elettorale. quindi Ma è risultato utile per i partiti che sono al governo, molto utile, secondo me. Bene, quindi, io, io, io questa, su questo, questa campagna elettorale, diciamo, durante tutto l'anno, insomma. Non, io no, io non lo so, che... utile a chi, utile, utile a chi, non utile a chi, a chi altro. Cioè, io dico solamente che. Eh, anche chi ha un ruolo di amministratore, eh, di govern che governa, che segue ovviamente un ente pubblico, ha bisogno di stare a seguire queste, queste cose. Lo dico perché io so come divido il mio tempo per un piccolo comune, uno degli 8.000 comuni italiani a cui devo dedicare del tempo e vedendo che poi alla fine tutti i politici sono tutti sempre in giro a parlare in televisione, da tutte le parti, i comizi, i convegni, cioè io mi domando qualche volta ma dove lo trovano tutti il tempo per proporre delle modifiche, dei miglioramenti, dei cambiamenti che siano tangibili e non solo di immagine? Perché il problema è anche questo. Io ho l'impressione che quando si propongono delle, delle novità, eh, fatto in una caso ad esempio del reddito di cittadinanza. Eh, C'è stato un gran parlare del reddito di cittadinanza. Pareva che improvvisamente eh, si risolvesse il problema della povertà, delle famiglie in difficoltà. A me è sembrato che per ora è tutto come prima, eh, come c'era prima il REI, il reddito di cittadinanza. Quindi ci sono delle misure che poi per carità possono essere da tarare, da migliorare, da modificare, da assestare. Però che sono ancora troppo lontane dalla realtà delle cose, sono troppo lontane dall'economia di tutti i giorni, dal problema delle famiglie, dal problema dei lavoratori. È, è un, ancora una politica che parla... Uh, in, in un percorso parallelo rispetto ai cittadini i cittadini si appassionano però nonostante tutto, nonostante che non c'è da mangiare non c'è da, da lavorare si appassionano perché vedono il porta a porta, hai visto Salvini ieri sera quanto gliene ha detto, quindi sono contenti come qualcuno è contento di Di Maio come qualcuno è contento di Zingaretti e domani mattina però il problema è lo stesso e vengono dal sindaco magari a sono aiuto io, no? io, Penso, io infatti eh. verso, le verso questa categoria ho, nutro una grande rispetto una grande considerazione indipendentemente dall'appartenenza politica. Penso che i sindaci dei comuni sotto 5.000 abitanti, che sono, per me sono degli eroi, sono dei, degli eroi, sia in rapporto alle indennità che prendono e con le medesime responsabilità dei sindaci delle grandi città, sia per la difficoltà che hanno a gestire degli enti che ormai sono svuotati di risorse, svuotati di, eh, di personale e poi alla fine sono quelli che devono... Fare gli esattori dei latari perché devono incassare i loro latari, devono incassare dei tributi che poi vanno al governo centrale e il ristoro che ritorna dal governo centrale è quello che è. Si parla da anni di queste cose, però io dico che in generale quei sindaci che vincono le elezioni, non solo perché faccio parte di questa categoria, devono essere elogiati. quei 8.000 circa. Comuni che hanno un sindaco, perché non tutti i comuni, purtroppo, oggi in Italia hanno anche un sindaco, c'è anche questa situazione qua, sono, sono successe di tutti i colori, compreso le liste, uniche liste eh, dove non, non si è presentato neanche alternative, e che questo è un altro segnale di grande debolezza anche democratica. Io credo che un campanello d'allarme come questo dovrebbe essere a, ai primi posti dei dibattiti politici, se in alcune realtà locali non c'è neanche chi si vuole più occupare di politica io penso che suona un campanello d'allarme c'è qualche novità sull'Agex Adam? Eh, niente le novità sono le ben accette Stiamo, siamo in presenza di un gruppo industriale italiano uno dei più grandi gruppi industriali al netto di alcune le, recenti le, notizie che ho letto sulla loro situazione eh, debitoria ma credo che se hanno delle iniziative eh, imprenditoriali, dei progetti che possono essere eh, sostenibili con il nostro territorio, fresco anche di quello che era successo rispetto al progetto di una centrale a biomasse che aveva visto sostanzialmente una collegialità di, di no, di no eh, comunicazione freddina non può che essere contento di avere 100 ettari che da abbandonati, l'insegnamento abbandonato può diventare produttivo e magari dare qualche opportunità. Vi ringrazio molto di essere stati con noi. Ci vediamo la prossima settimana. Grazie.